Durante l'adolescenza i rapporti con la mia famiglia sono stati terribili, sono stati veramente tragici, incomprensioni, silenzi, litigate. Io sono cresciuta in una Sicilia negli anni Ottanta, dove sono stata la prima a dire mi metto i jeans strappati e mi faccio i capelli viola, voglio andare al cinema, voglio andare ai concerti. Passo la notte fuori con le amiche davanti a un falò. Beh, una ragazza di oggi se mi sentisse dire una cosa del genere direbbe, beh, quindi per me è stata una rivoluzione. Prendere un treno per andare a Palermo, 6 ore di treno per andare a vedere un concerto, nessuna delle mie cugine l'aveva mai fatto. Era una cosa. Una cosa assurda. E quindi è stato un lavoro per tutta la vita, avere qualcuno che mi appoggiasse nelle scelte.